Ecco ragazzi, ho finito l'allenamento, però ci tengo a far vedere come si mettono le bende, modo basico per tutti quei ragazzi, ragazze che hanno iniziato da poco la box, l'MMA, la kick, quindi tutti avete bisogno di queste, delle bende. Comprate delle bende, soprattutto se comprate queste del legionario, col San Pietrino, le aprite, perché le dovete aprire, ora vi faccio vedere il perché. In più queste potete leggere la poesia che c'è dentro, in modo che vi casate, bucate il sacco e se fate sparring, poraccio il vostro partner. Una volta che aprite le bende, le lasciate rotolare a terra, ok? E ora vi faccio vedere, dallo strappo, iniziate a chiudere dallo strappo. Ho chiuso, uso il mio pollice, guarda, pollice gira, dalla linea guida. La mano gira e il pollice tiene, vedi? In modo che posso tenere sempre dritto la benda e non si arrotola, guarda. Ora faccio in modo veloce, in modo che avete capito. Giro, 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 giro. Ricordate il pollice, eh? Il pollice tiene dritto in modo che la benda passa sotto la mia mano e mentre giro viene dritta, quindi ben tirata e perfetta poi per proteggere la mano. Ok. Arrivati a questo punto, vedete, c'è un anello, vedete l'anello? Lo potete usare se magari tra un allenamento e un altro dovete girare col borsone e non sapete dove metterlo. Chiudete in questa maniera, questo l'anello, guarda, l'ho infilato, ta ta ta, in modo che in mezzo alla borsa se cade, se gira, guarda, lo puoi dire a qualcuno in palestra se ti manca di rispetto. Niente, detto ciò, iniziamo. Una volta che l'allenatore vi dice da mettere i bendaggi, siete già pronti, non aspettate 2-3 ore, anche perché ragazzi, il tempo scorre e dovete imparare le tecniche. Anello, guardate, infilo dentro, pollice, e inizio il bendaggio, anzi faccio da questa parte, pollice, dentro, giro. Prima sul polso, una sul polso, nocca delle mani, nocche delle mani, vedi, pollice, giro sul pollice e ritorno sul polso, mignolo e anulare, guarda, giro e faccio polso, medio, anulare, in mezzo, giro e di nuovo polso. Indice, indice, passo sotto, polso, vado sulle nocche, vedi, nocche delle mani. Una cosa importantissima, non stringete le dita, altrimenti poi la circolazione si blocca e poi fanno male, dovete levare il guanto, dovete levare i guanti. Tenete sempre le dita un po' larghe, girate sopra e poi andate a finire sulla parte molto importante che è del polso, dove magari prendete all'inizio, non avete molta tecnica, capace che colpite e si sposta il polso. Quindi girate più volte dalla parte del polso e finché non vi trovate lo strappo dell'inizio, lo aprite e chiudete. E il San Pietrino è pronto. Dai, sempre operativi.